Questi giorni non potevo uscire, io ne avrei fatta a meno perché non le sopporto proprio queste statistiche, ma ogni volta che Sì, uscivo quali mi facevano la domanda sulle classifiche. Io una classifica mi tengo e ce la sì. teniamo fino a domani mattina. No, nel Cavolo. senso, è quella la classifica. Ma no, ma poi a parte la battuta, il tema, io mi incuriosisco, ci mettete sempre nell'ultimo, no? Per me va bene, per me va bene. Però sono curioso di vedere, ma che parametri utilizzate? Quali sono i parametri della felicità che usano loro? Guardateli. Sportelli bancari, ricchezza economica, proprietà private, attività commerciali, cioè tutti i parametri liberisti. Cioè che una cosa ti dà la felicità, ha un valore quindi positivo, se c'è una controprestazione monetaria. Non trovate mai i teatri, la cultura, i luoghi liberati, la solidarietà, l'umanità, l'amore, la passione. Perché non le trovate? Perché non c'è una moneta a fianco, cioè nel senso come fai a misurarli? E allora poi qualcuno mi deve spiegare perché Napoli è la città d'Italia che fa il più basso uso di psicofarmaci? Ti risponderanno perché non abbiamo i soldi? Non lo so. È la città d'Italia che ha il minor numero di suicidi? È la città d'Italia dove adesso vogliono venire da tutte le parti del mondo? Abbiamo una schizofrenia globale di tutta gente che vuole venire da noi per vedere come sopravviviamo in questo posto così infernale. E quindi io mi pongo anche questo te, forse vogliono venirci a studiare per vedere come facciamo noi a stare nel luogo dove ci sta solo Gomorra e non ci sta altro. Boh, siamo la città più cliccata. Tra le più cliccate del mondo, perché? Perché c'è molta spazzatura come una volta? No, non penso che ci cliccano perché c'è una sparatoria di notte fatto gravissima, ne accadono da. Cioè, mi chiedo qual è il parametro. Poi vado a vedere che le città che stanno in alto nella statistica hanno il più alto numero di suicidi. E allora? Cioè, mi chiedo, e concludo, visto che parliamo di città senza frontiere, di una cosa che mi è capitata un poco tempo fa, e la voglio raccontare anche qua, che stanno tante amiche e amici anche di altri paesi. Ho portato una parte della mostra di Totò a Lugano. Non so se siete stati a Lugano. Lugano è una città bella, Totò ci ha passato gli ultimi anni della sua vita, una città che io sono arrivato là che stava piena di problemi, le ansie, le preoccupazioni, ANM, il dissesto, le sparatorie, la movida, il governo, i cioè, sono arrivato là. E le prime ore, vi assicuro, mi sono un attimo ripreso verso. Poi, andando verso sera, ormai stavo da 5-6 ore, avevo fatto l'inaugurazione, ma è iniziato, non capivo perché, ho iniziato ad avere un certo stato di ansia. Perché mi giravo attorno, funzionava tutto. Cioè, il lago non si muoveva, gli alberi erano fermi, le persone camminavano, erano immobili, le macchine in fila, cioè funzionava tutto. Poi ho detto, vabbè, me ne sono andato a dormire e vi assicuro, ma cioè, riflettevo dentro di me, ma qua funziona tutto. La mattina mi sono alzato per partire, ho attraversato il parco, parco bellissimo. La sorpresa è stata, mentre andavo verso il treno, c'era un signore nel giardino con una macchina vicino agli alberi che faceva così. Io mi sono avvicinato e ho detto, scusi, ma lei che fa? No, noi ogni mattina misuriamo lo stato di salute degli alberi. Vi voglio confessare che ho accelerato verso la stazione, me ne sono scappato, me ne sono fuggito da Lugano, perché ho detto non tenere e ci sono per tagliare gli alberi, un manico. Ma quando sono entrato in treno, per curiosità, ho cliccato Lugano. A Lugano c'è un numero di suicidi e di Spaventoso. utilizzo di psicofarmaci che fa paura. Ho pensato, ma è normale, perché se tu tieni manca un problema, cioè alla fine tendi. Allora dico questo per dire, questa città non sarà mai prima nelle statistiche, ma non lo potrà mai essere. Non ci mettete più nelle statistiche, vi prego. Cioè non ci calcolate più. Mettete extra, cioè fuori quota in senso negativo. Non entriamo proprio nella statistica perché facciamo schifo, no? Però poi invece siamo quelli che riusciamo a tenere insieme, tra mille difficoltà, una comunità fatta di gente diversa. Di gente che viene dall'Africa, di gente che viene dall'Estremo Oriente, di gente che viene dalla Palestina, di gente che viene dall'Est Europa, dallo Sri Lanka, religioni diverse. Ma che bella questa cosa!